Ingegner Cannarsa, nel suo intervento ha posto l'accento sulla mancanza, se vogliamo, di lungimiranza da parte delle aziende italiane, insomma l'incapacità, se vogliamo, di guardare troppo avanti e di gettare anche il cuore oltre l'ostacolo. Come mai? A cosa è addebitabile questa mancanza di lungimiranza? Ma in realtà io mi soffermavo non tanto sulla mancanza di lungimiranza delle aziende, perché sappiamo che gli imprenditori italiani sono eccezionali, hanno una grande capacità di iniziativa se hanno fiducia nel futuro. Io quello che ho rilevato è che c'è una scarsa fiducia nel futuro, legata ovviamente un po' a questa coda lunga della crisi economica, nella quale le aziende sono inevitabilmente immerse e la stanno soffrendo in maniera molto accentuata. Quindi diciamo che la coda della crisi sta togliendo fiducia nel futuro alle imprese e questo toglie progettualità e investimenti che le imprese devono fare su loro stesse per competere sui mercati europei e internazionali al pari di tutte le altre imprese europee. Quindi a noi sicuramente rischiamo di perdere competitività se non guardiamo al futuro con grande fiducia e con grande spirito di innovazione. E gli italiani sono sempre stati gli innovatori, noi siamo degli inventori, i poeti, no? La frase che c'è sul Colosseo quadrato dell'Eur sintetizza un po' tutte le qualità dell'italiano nel suo approccio con l'innovazione, il futuro, e dobbiamo secondo me recuperare un po' di quell'ottimismo e di quella capacità di innovazione. E soprattutto questa, la capacità di recuperarla, secondo me, è da affidare a dei progetti nell'IT come in altri settori che possono aggregare questa voglia di innovare, questa voglia di spingersi con la mente e con quindi la capacità negli anni futuri. Le aziende hanno una grande opportunità perché il futuro è decisamente, secondo me, molto roseo. Ci sta dando una notizia, veramente. Ma è inevitabile, nel senso che se uno guarda ai numeri, oggi qualsiasi mercato diventa un mercato interessante, soprattutto oggi parliamo di IT, soprattutto per i servizi IT. I servizi IT sono dei servizi che possono raggiungere chiunque in qualunque posto del mondo, quindi sono, diciamo, dei servizi che oggi hanno una platea di utenza che è vastissima. E qualsiasi, diciamo, analista di mercato di fronte a una platea di utenza così vasta considera il futuro roseo. Bisogna ovviamente però aggregare, diciamo, l'offerta su dei progetti interessanti, progetti necessari, quindi abbandonare completamente l'inutile e concentrarsi su dei progetti utili, utili per il cittadino, utili per la qualità della vita nelle città, nelle campagne, nell'industria, in tutti i settori, diciamo, della società. Grazie, grazie.